Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria saranno i primi paesi ad accogliere gli ucraini in fuga, ma non saranno i soli. Oggi il Consiglio europeo ha chiesto anche agli altri di aprire le loro frontiere. L'ultima volta che l'Italia ha dovuto misurarsi con un'emergenza rifugiati è stato lo scorso agosto, quando da Kabul arrivarono a Roma 5.000 afghani. Alcuni di loro erano collaboratori della nostra ambasciata, gli altri, la maggioranza, erano civili in fuga dalle rappresaglie dei talebani. In Europa, dopo la Gran Bretagna, l'Italia fu il paese che ne accolse di più. Non era stato così in passato, perché in valori assoluti tra il 2011 e il 2020 era stata la Germania il paese più ospitale, con oltre 700.000 ingressi. A distanza di 7 mesi, il Post è andato a verificare quale è stata la sorte dei 5.000 afghani arrivati a Roma in agosto e ha accertato che 3.000 si trovano ancora nei centri di accoglienza straordinaria. Chi ci lavora li chiama parcheggi, perché garantiscono soltanto i servizi minimi, cioè un letto, 3 pasti al giorno, un bagno pulito, una piccolissima quantità di denaro per acquisti personali. Altri profughi, circa 1 migliaio, sono stati invece più fortunati, perché hanno trovato posto in un centro della rete SAI, gestita dai comuni, che garantiscono l'accesso ai servizi, all'istruzione e alle opportunità di lavoro. Infine, ci sono circa 1.000 afghani che mancano all'appello, probabilmente perché hanno raggiunto parenti e amici in altri paesi europei. Pochi giorni fa, 6 città, Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, hanno firmato un patto per favorire l'integrazione sociale, culturale ed economica delle persone rifugiate. Ma se le dimensioni dell'esodo ucraino saranno quelle ipotizzate in queste ore, la capacità di accoglienza e integrazione sarà messa a dura prova. Allora, in questo